4 minuti perché abbiamo 4 minuti e 3 minuti ancora prima del quarto accademico e quindi devo prima di questioni relative al corso, non so se è relative al mondo, a fare la novità sul rapporto tra Vendola e Corso. No, anche perché devo fare cosa fare, cioè di andare avanti. Abbiamo, ed è stato reso pubblico, il testo della proposta. Come vi ho detto la volta, l'organo esecutivo fa una proposta al legislativo, ovviamente non può fare una legge se non dietro espressa delega di un provvedimento quadro del potere legislativo. In questo caso non c'è, quindi viene fatta una proposta. Non siamo ancora neanche alla fase della proposta in Puglia, perché è stata l'organo legislativo, la giunta, l'organo esecutivo, la giunta non ha ancora come si dice rilasciato ancora approvato la proposta, che non vuol dire che legge se uno approva la proposta, poi passa all'assemblea regionale che la deve approvare. Questa ha solo dato una prima lettura della proposta e adesso dovrà creare un tavolo di confronto con le associazioni. La proposta, devo dirvi in tutta sincerità, è scritta male. Male per vari motivi. Male perché confonde tantissimi aspetti. Addirittura ad un certo punto dice, parla della firma digitale, va bene, un software come gli altri, e per la firma digitale dice che deve essere gratuita. Ma cosa cavolo c'entra la gratuità con la libertà del software? Poi mostra che ancora ha il fraintendimento di quello che la BSA ha definito come neutralità tecnologica. Neutralità tecnologica è un falso mito. Neutralità tecnologica, secondo la BSA, dice che non bisogna bisogna valutare tutti ad armi pari il software libero come software proprietario. L'amministrazione pubblica deve valutare ciò che conviene, e questo secondo la BSA, che ovviamente è di parte, è come chiedere a un condannato, ti va di essere condannato? No, è di parte. La BSA, vi ricordo che è l'associazione delle software house più potenti al mondo, è come chiedere alla RIA o MPA, secondo te il peer-to-peer è cosa buono o cattivo, no? Perché non va bene questo? Perché un ente pubblico ha dei valori che non sono economici. Se no, scusate, ma se il problema fosse solo economico, perché mantenere una scuola e un'università? Perché costa. E che cosa ti dà in cambio? Se è solo economico, quindi bisogna andare, uno dovrebbe considerare anche tutti gli altri valori che sono mantenimento del sapere sul territorio, avvantaggiare le aziende locali, poi la indipendenza dell'ente pubblico da condizionamenti esterni. Queste sono tutte cose che non è che si possano mettere nero su bianco e dire questo costa 10, quello costa 20. Tant'è vero che la regione Piemonte ha fatto una legge in cui si dice si preferisce sempre comunque il software libero, solo se si dimostra che non c'è software libero allora, e è stata impugnata la Corte Costituzionale e abbiamo vinto. La Corte Costituzionale ha detto è corretto fare così. Allora, sono passati 5 minuti, ora lei mi può domandare sul messo di passi. Sì. Perché
Dipende da quello che c'è il testo. Spesso il testo dice il senso utilizzare non serve. Ma se non lo dice? Se non lo dice, tipicamente si può implementare. È ovvio che se è possibile farlo senza server, lei lo fa con un server, è meno ottimizzato, ha messo in ballo più cose quando non ce n'era la necessità. Ok? Altre domande? Stamattina mi sono svegliato di soprassalto dicendo la lista, e allora da stamattina c'è la lista su Alma Esami. Anzi, controllatela, perché Alma Esami ha un'interfaccia molto user friendly e quindi ho sempre il problema che c'è lo studente che si è immatricolato a un corso di laurea, che è passato nell'altro, che ha fatto un giro, che non si riesce a scrivere. Quindi per cortesia ditemi se funziona o no. Ho tentato di mettere, ho una lista di corsi che non finisce più, perché praticamente ogni volta che è stato cambiato qualcosina mi hanno messo una nuova riga, quindi io devo spuntare questo sì e si diventa matti. Allora, una domanda teorica, ad esempio nelle test and set, quindi se bisogna utilizzare una funzione che cambia esclusivamente i valori delle nostre variabili globali e locali, per vedere che questa funzione non è implementabile all'interno di una critical section, è sufficiente vedere che magari alla prima applicazione il valore della variabile globale non viene cambiato e in tutte le successive computazioni della funzione non si notano, cioè i valori della variabile locale appartengono alla stessa classe di valori, stessa classe di equivalenza? Come solito, dimostrare tutte le dimostrazioni hanno un lato facile e un lato difficile. Nel caso della test and set, il lato facile è quello di dimostrare che è possibile, il lato difficile è dimostrare che non è possibile. Spesso in altre dimostrazioni avete il caso opposto, per dire che non è possibile basta il controesempio, per dire che è possibile. Qui invece per dire che è possibile basta l'implementazione, per dire che non è possibile il gioco si fa nero e tetro, come diceva Guccini, il poeta, nella Velenata. Occorre mostrarlo per ogni possibile scelta della variabile globale, della variabile locale e per ogni possibile assegnamento di valori. Quindi attenzione che a quel punto occorre una dimostrazione. E quindi volevo chiedere, eventualmente può essere anche utile utilizzare valori letterali e non numerici per far vedere che questo può valere in genere? Usate tutte le armi che avete a vostra disposizione dalla logica matematica, dimostrazioni per assurdo, poniamo che sia possibile e arriviamo ad un assurdo, o se no enumerare i casi e vedere come si vede che in ogni caso possibile si arriva alla non implementazione. Vedete voi, tecniche di dimostrazione alla vostra età le dovreste conoscere. Altra comunicazione, così per due dei tre esercizi li ho già inventati, sto pensando al terzo. Prego. Quindi lei mi dice, ho un processo che per qualche suo motivo particolare prima deve fare una signal e svegliare qualcuno, poi fare una wait loop. È così. Allora, processo 1. Ok, la stessa condizione, una condizione diversa. Ok, C1 signa, C2 wait.
Allora, c'è P2 che la fermo su C1 wait. Quindi questo fa partire questo che comincia ad eseguire. E ok. P2 non c'è P2. Perfetto, su C1, su C2, su C3, tanto per noi non è. Ok, a questo punto qual è la sua domanda? No, se P2 la fa su C2, quindi cioè io dovrei risvegliare. P2 la fa su C2? Sì, io dovrei risvegliare una volta più uno, però non mi serve. Ah, è persa! E appunto non mi serve. La soluzione è per qui un if, ok? Perché il problema è quando questa qui prima di fare la segna, qui l'ho messa ovviamente non condizionate, ma prima di fare la segna, questa sarà la if della condizione per C1, ok? La programmazione corretta vuole che questa sia la if e qui c'è f di C1 e qui prima di C2 if not f di C2, dove fc1 e fc2 sono l'espressione della condizione. La condizione C1 rappresenta la coda è vuota, f di C1 è la coda è vuota. Quindi lei con questo segnala che la condizione C1 è verificata. Lei qua risveglierebbe qualcuno perché ha ottenuto la condizione C2 vera, questo va perso. Ma quando torna indietro, questo verifica che C2 è vero, quindi non sarà stato risvegliato con questo C2, ma sarà stato, ma non verrà fermato perché qua la condizione è vera, quindi non si deve fermare, ok? Cioè ad esempio se più non si dovesse rimettere in coda sulla wait dopo di aver fatto una sigla, sì. Faccio a rimetterlo in coda prima che gli altri processi non ho capito. Allora, ad esempio c'è un problema sulle facciamo sto problema, venga a fare il problema, così scopriamo com'è il problema e troviamo la soluzione. Mi dica la data che la facciamo vedere agli altri. 2010 luglio 2010 e luglio. Nella sua vita un processo quando parte chiama la init, quando può rilasciare il controllo ad altri processi chiama la yield e quando ha terminato chiama la fini. La funzione yield è la più un altro processo bloccare il chiamante. Sarebbe l'input.
sul risvegliare un altro processo e poi sbloccarlo. Allora vado avanti che ricordiamo, deve attivare quelli fra a priorità massima fra quelli in attesa, FIFO fra processi aventi la stessa priorità. Dietro che ci sono 10 livelli di priorità e quindi essere preemptive perché non c'è possibilità di bloccare il chiamante, quindi giustamente lui dice se ce n'è almeno una d'attesa, non importa la priorità che ho, vado in attesa. Mettiamo la fine. Ok,
Lei ha visto, ha fatto tante cose fatte bene, molte delle difficoltà le ha viste e si è accorto dell'ultima difficoltà senza trovare la maniera di risolverla. Allora, intanto una difficoltà era ad accorgersi che il sistema doveva essere messo in moto e quindi all'inizio occorreva un caso speciale per il primo processo che arrivava. Questa è la prima difficoltà. La seconda è vedere appunto che occorreva che si svegliasse la vicenda. La terza è quella del fatto che un processo potrebbe dover risvegliarsi stesso. Ok? Sì, cioè in questo punto io risveglio gli altri processi, però dovrei metterli in coda e non sapevo se riuscivo a rimetterli in coda. Che comunque risveglio una. Comunque, ponga che il processo sia l'unico a massima priorità. Sì. Cosa succede lì? Cioè qui. È l'unico a massima priorità, tutti gli altri, oppure l'unico, ce n'è uno solo. Cosa fa quando fa yield se ce n'è uno solo? Io metto, faccio la fine e poi mi rimetto voi, che non devo, non risveglio nessuno. Ma si blocca tutto. Sì. E non dovrebbe, perché visto che devo risvegliare me stesso, non sto nemmeno ad addormentarmi, perché la wait non è come se non applicano memoria, la wait blocca e basta. Ah, una nota, ho avuto una velata e gentile critica da parte di un collega e me ne dispiaccio. Mi ha detto che marinano le altre lezioni in preparazione del parziale. Questo è un suicidio accademico, perché poi dovrete studiare anche le altre cose e non avrete avuto le lezioni per studiare. Quindi, se non si ripopolano le lezioni, annulla il secondo parziale. Perché se il parziale vi serve per marinare le lezioni, vuol dire che faccio il vostro male, non il vostro bene. Ok? Ditelo agli altri che non è quello il senso di fare un corso e saltare gli altri perché c'è il parziale. Ok? Va bene. Allora, c'era un detto alzato? Sì, era quella questione lì. Il problema, non la soluzione. Cioè, soluzione, quindi secondo me sarebbe di controllare se c'è il numero in attesa, allora faccio la wait e prima o poi verrà risvegliato. Però, ad esempio, se sono l'unico non devo fare wait, quindi dovrei fare if waiting p, ok to exec p.wait. Allora, forse, però se io continuo ad avere la massima priorità io e quello che attende non ha la massima priorità, tanto vorrebbe nell'if controllare se prio che mi viene data è uguale a max p. Sì, ma in questo caso uno dice io ho la massima priorità ed è metà del problema. Poi bisogna vedere quanti ce ne sono a massima priorità. Se a massima priorità ce n'è uno solo, c'è una cosa che non quadra qua. In queste code, ok? In queste code voi mettete quelli in attesa, ok? Il running, per come è costruito, viene tolto e rimesso nelle code, ok? Quindi in questo momento, quando viene calcolata la massima priorità, il running non è nelle code. Quindi viene calcolata la massima priorità solo fra gli altri. Il testo dice così. Perché io devo andare, cioè mi devo rimettere in attesa. Quindi non devo essere selezionato dalle priorità. Deve. Ah, perché lei ha interpretato il test in questo modo. Sì, ma magari è sbagliato. No, è un'interpretazione
possibile del testo se hai inizio tra quelli in attesa. Quindi se sarà interpreta così, può una vita sono io a priorità massima, questo ne è un altro a priorità anche inferiore, io devo lasciare e lascio a quella priorità massima fra quelli in attesa. In realtà lì quando ho pensato il testo pensavo comprendendo anche quelli aranni, però è lo stesso, questa è un'interpretazione possibile che il testo può avere. Fermo. Allora a questo punto, per farla con, per quell'interpretazione del testo che dice lei, qui bisogna guardare se il processo è unico, perché per l'interpretazione che ho io basta vedere se sono io con la massima priorità. Per l'interpretazione sua del testo, se è l'unico processo nel sistema, deve, e quindi semplicemente una soluzione è quella di condizionare questi due statement in blocco al fatto che waiting P sia maggiore di 1. Volevo chiedere anche quindi le Q self-bid, non dovrò accodarmi all'interno dei processi. Posso anche condizionare tutte e quattro, se okay. Tutto se volete. Okay. Perché ovviamente se sono solo, questa è la duale dell'altra. Sì. Ok? Vi invito quindi la soluzione con la sua interpretazione. Una cosa che avrebbe sistemato il problema è mettere qua un if quello che lei chiama waiting p maggiore di 1 fa queste cose. Io avrei fermo restando che questo con quella cosa, quella aggiunta e l'interpretazione del testo dato è una soluzione corretta, voglio farvi notare un paio di cose. La prima è semplicemente di nomi. Waiting P sembra il numero di processi in attesa, in realtà siccome conta anche il running è il numero di processi nel sistema. Tant'è vero che lei ne incrementa sia che si mette in attesa sia che non si mette in attesa, e quindi uno guarda i codici e dice questi lo metto fuori dall'if. Okay. Sì. Questo si può modificare, ma questo è solo estetica, aiuta la compressione. Sostanza, non era necessario fare 10 code. Bastava solo mettere 10 contatori. In fondo no, a noi non interessa accodare e disaccodare, dato che notate che il più lo perdete. Quindi tutto ciò che vi interessa di queste code è quanto sono lunghe. Ok? Quindi invece di mettere 10 code, bastava mettere 10 interi. E al posto del più sommare 1, al posto del più sottrarre 1. Altra cosa, questa va bene, ma un altro modo era dire quanto vale MaxP. Ora, se in questi processi manca il chiamante e c'è solo un processo, quindi sono vuoti tutti, quale massimo darà? Anche lì bisognerà decidere un valore, perché sarebbe un errore di quella. Dimmi il massimo, sono tutti zero o ne dà una a caso, oppure dà un codice di errore meno uno, non lo so, e poteva essere un altro modo per controllare che non ce ne fosse. Risolto il problema? Sì, no, a parte quella cosa lì non, cioè, quindi non c'è problema di fare prima una sigla e poi
Non c'è problema a fare una signal poi una wait. Cioè, se ad esempio io sono un processo di priorità 9 e sveglio uno di priorità 8, sì. E poi questo 8 mi vuole risvegliare. No, attenzione che c'è un altro dei problemi che non avevo notato. Ovviamente questo va sotto, cioè prima lo rimetti in coda, poi si ferma, se no non c'è nella coda, lo sparisce. Ok? Cioè, no, questo qui non era per risvegliarlo, togliere dalla coda quando viene richiamato. Ah, no, questo scusi, qui sì, questo qua sì. Ah, allora va bene. No, dicevo, per esempio io sono uno di priorità 9, invece sì. Uno di priorità 8. Sì. E questo 8 si risveglierà uno di priorità 7 perché... Ma perché... come fa a risvegliare uno di priorità 7? Per risvegliare uno di priorità 7, quello di priorità 8 dovrà essere stato risvegliato da qua. Sì. E esce dal monitor. Uscendo dal monitor... No, se viene risvegliato qui però. Perché lui entra la prima volta e si blocca qui. Ok. E risveglia qui, poi entra nella yield, fa la signal. E risveglia una priorità 7 perché non vede... Ah, perché? Scusami. Se... Quello, il processo P1 si ferma qua. Allora, sarà un processo P2 che entra qua, che sveglierà lui. Ok. A questo punto questo fa questo statement, l'altro esce dal monitor. Il controller ritorna a P2. Parte da qua e fa la wait. Quindi quando esce da qualsiasi funzione ritorna. Qualsiasi procedure entry. Sì. Non funziona. Cioè, sì, quando esce dal monitor, è proprio l'idea del European Stack. Quando esce dal monitor. Quindi anche se questo vogliono eseguire, lui esce, lui torna. Sì, sì, no. Ed è il senso per, che rende più facile, nonostante che per paia difficile, programmare quel monitor. Che se questo esce dal monitor, prima che qualsiasi altro possa entrare nel monitor, viene svuotato lo virtual stack. Quindi questo esce e prima che qualsiasi altro possa farne domanda del monitor, si torna a chiamante e si fa quello che si deve fare. È quello che si salva la pelle, se no saremmo nei guai. Ok, sì, non mi era chiaro quello così. Adesso è chiaro questo. Allora. Altri esercizi? Prego. Io credo ne avrei due anziché uno, però il problema è che non ho capito come farli, non sono riuscito proprio a impostare come farli. Prendiamo uno, il testo. Uno è l'esercizio 2 dell'anno 2006. Il mese di febbraio, il giorno 7. Leggendo il testo, la VSN... Fatemi leggere, questo non è il mio testo, questo è un testo di Paolo Sacerdoti Cohen. Non ce l'ha per il Night, ma allora è Massimo Max, è il tipo di stato per le seguenti più primitive. PS, o S, incrementa di 1 il valore del semaforo, eventualmente sbloccando il primo processo, in grado di fare una V.
l'operazione è bloccata e quel nuovo valore sia minore che 0. Incrementa atomicamente di n, io direi che quell'1 sia un errore di stampa, n1 non ha senso, il valore del semaforo è bloccato nel caso in cui il nuovo valore sia maggiore o uguale di max. Se mostrare una situazione nella quale un processo che usi semafori e NAI vada in starvation. Adesso la 2 ci pensiamo, la 1 non sembra particolarmente problematica. Cioè l'idea è di un semaforo che invece di fare la V a valore unitario la fa con un certo numero, come se rilasciasse n risorse contemporaneamente. Dall'altra parte è come il semaforo binario, che se si supera il valore max rende bloccante anche la V. Per il semaforo binario l'idea sarebbe quella di avere il come si dice, max uguale a 1, però l'idea è simile, quindi andrei a ripescare nella memoria questi due, questa l'idea di l'idea del semaforo binario e dall'altra parte l'idea di avere sì. Dobbiamo farlo con dei semafori, quindi la coda la dobbiamo fare per forza e dobbiamo farne tutto. Oddio, è comodo farne due, in realtà uno potrebbe fare una furbata e farne una sola, perché ma no, qui può averne due di code. Dice un semaforo standard. Cosa? Lì dice un semaforo standard, quindi credo che intenda una coda solamente. No. Assolutamente con un semaforo non è possibile. Infatti, cioè. Perché già uno vi serve per la mutua esclusione. L'abbiamo visto in un altro esercizio che almeno due servono. Sì. Perché non avete mutua esclusione garantita con i semafori. Quindi secondo me è l'idea di fare un semaforo binario usando semafori standard, se no non è implementabile. C'era un dubbio sul testo, cioè pensava a un semaforo solo oppure è proprio l'esercizio. Non riuscivo a interpretare il testo perché c'era un semaforo e poi quell'incremento atomicamente di n1 che non sapevo come. No, n1 è ovviamente un problema, un errore di stampa. Di n è il valore del semaforo. È il simmetrico sempre del 2006 febbraio 21, ecco, in cui c'è il semaforo I che determina. Allora a fare copia e incolla abbiamo lasciato l'uno dall'altra parte. C'è anche un'altra cosa che mi piace, ma adesso lo risolviamo. Non è bello chiamare P e V una cosa particolare, perché sennò nel testo metteremo degli altri P e V, non sappiamo qual è una P e qual è l'altra P. Quindi
lo chiamiamo e avremo int b e qui avremo, mettiamo più basso, qua avremo sicuramente value che serve del semaforo, poi vediamo che cosa ci serve. Mutex, siamo per mutex di 1 e poi vediamo, qui abbiamo n di semaphore int v mutex.p value mutex.v. Quindi però ho scritto solo il costruttore, all'inizio avrà un valore. Allora, per come dice questo, allora chiamiamolo np e qua facciamo nmu. Ci ho messo un n davanti perché sennò abbiamo nel testo p e v gli altri per non confonderci. Ho anche cambiato il valore in val perché sennò avevamo la v che è il valore e la v che è il semaforo. Allora prima cosa da fare sempre mutex.p, ok? Poi val meno meno nel caso in cui il nuovo valore sia minore di 0 è bloccante. Proviamo, cioè l'idea dovrebbe essere questa, però adesso dobbiamo capire che cosa succede, soprattutto capire com'è il comportamento. Allora, cala diventa negativo e allora diventa bloccante. Un po' come se fuori. Diventa bloccante e quindi dovremmo fare una coda di semafori, creare il semaforo, metterlo lì. Ok, e a bloccare si è capace. Però quando arriva la V che incrementa di n, noi dobbiamo incremento di n il valore del semaforo. Quindi l'idea è che quando arriva un processo che fa una v di n elementi,
di n come valore, può darsi che noi non dobbiamo risvegliare un processo, ma ne dobbiamo risvegliare fino a n, ok? Perché ogni elemento me ne sveglia uno. Praticamente come bisogna fare? Per farlo completo, per farlo simmetrico e non pormi problema, l'idea è di fare una coda che abbia in ogni elemento abbia numero 1 il numero di risorse, numero 2 un semaforo in cui è bloccato il processo. Quando cambio il valore della variabile, io guardo se il nuovo valore consente di sbloccare il primo processo. Quindi se stiamo andando a incrementare, ok? Io continuo a fare un ciclo in cui guardo il primo della coda, lo posso soddisfare? Ho abbastanza risorse? Se sì, sottraggo alle risorse a disposizione quelle che devo dare al primo processo e lo sblocco. Poi guardo il successivo, lo posso vedere. La stessa cosa devo fare dall'altro lato. Se ho debordato verso max e quindi ho una richiesta in sospeso per fare una V, io faccio la P e decremento di 1 in questo caso, e poi guarda, il primo della coda può essere soddisfatto, cioè adesso è talmente piccolino il numero che se gli aggiungo max posso soddisfare la richiesta. Quindi la mia idea sarebbe di procedere in questo modo. Quindi sì. Potrei fare se no una lista di semafori e quindi quando io chiamo P e da un processo vado a chiamare la P del semaforo e aggiungo indice di val all'interno di questa lista. Poi quando vado a fare V di N vado a scorrere la lista e chiamo la V per ogni passaggio, cioè per ogni incremento di val, fino a che non raggiungo max e poi aspetto che va, cioè, e che non raggiungo il limite della lista che sono il max, e poi aspetto che va torni a entrare nel range della lista. Non l'ho capita bene, ma la preoccupazione di una soluzione come la vede lei è la FIFO-ness, cioè che lei mi svegli prima uno con max di un tipo rispetto a uno di max di un altro. Io chiamo la P di un semaforo, vado a mettere il processo in attesa con una P del semaforo all'indice valle. Così dopo quando, cioè dopo io avrò, non so, il processo che è il terzo in attesa, che sarà all'indice 3 della lista. Così quando vado a risvegliarlo, sì, forse dopo però vado a svegliare al contrario, però basta che lo limite. Allora, facciamo le due soluzioni e poi le confrontiamo, così vediamo. La mia sarebbe fatta così, io avrei if val minore di 0, cosa faccio? No, che trio? Trio che è rimasto all'esercizio precedente. Down
S mia semaforo 0. E Q che cosa? In questo caso la coppia 1S e poi faccio S punto P e faccio 3S. Se volete if S, attenzione qua manca un mutex.book. As if val maggiore, anzi as while val max meno cioè ne rimangono, l'ho decrementato, ne rimangono una certa quantità, è maggiore di a punto while a not a punto empty che se è vuoto and max meno val maggiore di a punto head value, dove head value è il valore in cima senza toglierlo, finché questo è vero, cosa faccio? La coppia n s uguale a tutte q, ok, a questo punto val q uguale n e s punto v. Ok, e questo è, a questo punto è perfettamente simmetrico. If val maggiore di max, S uguale mio semaforo bloccante, questa volta A punto in Q N S mutex punto I S punto P 3 S else while not down punto empty and val maggiore di down punto head value, la coppia NS è uguale a down punto secure val meno uguale n e s punto p. Ok? Cioè l'idea qual è? Cara, ovviamente qua mutex punto b qua e qua. Cioè all'uscita dal white per intenderci. Se non leggete da un lato, leggete dall'altro, se no capite basta. Ok. Qual è l'idea? È simmetrico. Questo
sottrae 1 e quello somma n, però se avessi scritto qua n uguale 1 sarebbe stato perfettamente simmetrico. Questo, prendiamo questo, questo incrementa. Se è maggiore di massimo, andiamo a vedere che può essere sbagliato. Se è maggiore di massimo, lo blocca. Ok? Se è maggiore di massimo, lo blocca. Rispetto al testo, non so se ha senso o meno, però rispetto al testo, perché lì se è maggiore di massimo lo blocca. E infatti qua se è maggiore di massimo lo blocca, perché e li blocca quelli che lo rendono maggiore di massimo, li blocca in ordine FIFO, perché mette una coppia semaforo e valore a me pare che però faccio l'operazione due volte, fate così, perché quando lo risveglia torna a fare questo. Allora sarebbe meglio quindi cambiamo le cose, perché intanto vediamo così dov'è l'errore, perché anche dagli errori si capisce. Qui qual è il problema? Incrementa, se è maggiore di massimo lo mette FIFO. Allora, poniamo che sia diventato maggiore di massimo e arriva la P lo decrementa quando, e ovviamente se è maggiore di massimo non è minore di 0, ok? Quando arriva al punto in cui lo può risvegliare, incrementa n, quindi in realtà lo fa due volte questa operazione, lo fa prima e dopo, incrementa, va oltre il massimo. Allora l'idea è quella di dire, invece di metterlo qua, qui mettiamo if val più n, ok? E qui nell'S mettiamo val più uguale n. E lo stesso qua mi ha fatto val meno 1 e qua nell'else si mette val meno meno. Quindi vediamo così. Se l'operazione porterebbe il valore a diventare oltre il massimo, lo blocca, la blocca, e quindi non la fa e si ferma in questo punto, e questa operazione potrebbe consentire questo fa in modo che sia chi risveglia a dover far ripartire. Allora questo fa val più uguale n, ok? Fino a che ciò è possibile. E quindi questo si sveglia la vicenda. Così dovrebbe più o meno funzionare. Quindi, ripetiamo. Arriva uno, vuol fare la fi. È possibile o no? Non è possibile, mi metti in attesa e qualcuno mi sveglierà. Se è possibile, calo di 1 il valore del semaforo e a questo punto risveglio. Se il primo che è in attesa di fare la V, ok, può essere risvegliato, lo aggiungo il valore che voleva aggiungere e faccio la V. In questo modo però si inizia funzionando tutta una parte del testo, cioè se io passo una n che va a portare il valore oltre a max, sì, risveglio il processo fino a max oppure la blocco fino a che non ho un valore più n minore di max, perché la V è bloccante nel caso in cui il valore sia maggiore di max.
ma intanto io ho sbloccato, è nel processo fino a max oppure no? È da interpretare nella mia versione? No, nell'altro. Allora, questa è la mia soluzione. Comunque, in dubio pro reo, cioè se un testo ammette diverse interpretazioni, ogni soluzione che è correttamente una soluzione nell'interpretazione del testo viene, deve venire accettata. Ok? A sinistra o a destra è lo stesso, free S, perché S l'ho allocato dinamicamente, a quel punto non mi serve più, è solo garbage collection per la locazione dinamica. Allora, altra soluzione. Venga. Forse è un problema, perché io volevo usare una lista, però se dopo vado a rifiliare il processo, magari mi rimane a metà lista il processo di cui si dovrebbe riordinare dopo. È lo stesso, cioè metà lei se, se vuole venire a fare una soluzione. Ok. Allora, andiamo verso qualche altro esercizio. Per un altro sui semafori, del 5 luglio 2006. 5 luglio 2006. Di cui sono, credo, riuscito a comunque a sviluppare la prima parte dell'esercizio, ma la seconda è messa in difficoltà. Allora, 5 luglio 2006. 5 luglio 2006. Dati due mutex accoppiati, implementare due mutex accoppiati dati dai mutex tradizionali. Allora, questo esercizio ricorda tanto l'implementazione dei semafori binari
fatta con i semafori tradizionali, no? Se volete, qua i due semafori sono esplicitamente staccati. Fino a quando non si raggiunge uno dei due seguenti stati. Implementiamo mutex, quindi bloccano finché non si raggiunge P e V su ciascun semaforo, bloccano, non è molto chiaro, è un processo invocante fino a quando non si ok. Quindi un altro processo invoca V di essere primo. Quindi occorre sempre avere due processi. Non mi quadro tanto. L'altro invocando l'altra, e dopodiché le due chiamate del mutex che vogliamo realizzare saranno la V di un semaforo e la V dell'altro. Infatti, quello che stavo meditando in questo momento è che per risolvere un esercizio del genere occorrerà da qualche parte un server. Io volevo chiedere il primo. Sì. Cioè, allora. Nel primo caso, cioè, quello che mi dà del problema è la seconda domanda. Io la vediamo il primo. La prima, io credo, sarebbe il semaforo 0 e il semaforo 1, cioè siccome gli stati possibili sono 0 1 1 0, in base al valore di V o inizializzo 1 0 oppure inizializzo 0 1. Ok,
mettermi anche un semaphore mutex e me lo mette qua e lì. Beh, quando avete a che fare con queste macchine, mutex non dimenticatelo mai. E va messo all'inizio lì. Tipico quello di essere presi tanto dalla logica del problema da scordarsi il mutex. Non fatelo, per cortesia. Se lo fate sul sistema reale ve ne accorgete subito. Intanto sembra che la salute mi abbia assistito, quindi è confermato per domani 13:30, l'hanno detto qua. Cioè, dovrebbe esserci un tracollo stasera, spero di no. Pensando come lo risolverebbe, che questo è lo scopo dell'esercizio, e confrontare le proprie ipotesi di soluzione con quelle che sta facendo lui. Thank you.
quale cambiando se no facciamo solo S0.V, S0.Peso e poi gli altri pensiamo come cambiare, come se si cambiano tutti gli 0 in 1. Quindi quella mutex loop while darebbe luogo a una race condition, perché è blocked, è condivisa e non può essere acceduta. Quindi io lo metterei dopo, cioè, il while, cioè, non lì dentro al ciclo, ma lo metterei qui. Tanto le mule possiamo mandare anche da dentro. L'importante è che la variabile block non venga toccata fuori dalla discussione, se no è una risposta. Metti una freccia, se non vuoi fare. Va bene. Poi. Poi non mi quadro molto. Lei cambia i valori, poi va a vedere se l'invariante è stato rispettato. Ma facendo così l'invariante viene rispettato anche se val di 0 vale. Ah, perché lei dice non negativi. Val di 0 e val di 1 diverso da 1, perché le possono diventare negativi. Quindi l'unica combinazione che ha, non essendo negativi, è 0 1 1 0. Quindi se 0 1 vale 1, lei mi sblocca tutti quelli che stanno aspettando sul semaforo. Io non ho detto così, dopo l'ho detto male, però avevo capito che quando risveglio tutti gli altri.
l'opera fino a quando non si raggiunge uno dei seguenti stati: se S1 uguale a 1, S1' uguale a 0, allora un processo invoca PS, l'altro invoca VS'. Ok? 1 e 1, allora bloccano i processi invocati fino a quando non si raggiunge uno dei seguenti stati. E lei dice, l'ha interpretato come se avevo l'effetto Paolini. se arrivi in quello stato del tuo attacchi. Se fate una cosa del genere, per cortesia scrivete, chiedetelo ad alta voce durante il testo, chiediamo un'interpretazione ufficiale, e comunque scrivetelo nella cosa. Io non l'avevo interpretato così, questo. Quindi vediamo nella sua interpretazione. Se uno è conti bloccati e rilascia e sblocca, quando arriva in quello stato, e quindi, ma anche quello, è in quello stato e un processo invoca PS e un altro processo invoca US primo. Qui è lo stato. Okay. Poniamo che all'inizio lei mi ponga il valore questo. Ok? Uno dei due, scegliamo questo. Quindi arriva il primo, fa una V. E incrementa, quindi ci troviamo nello stato 0,2 e quindi si blocca. Arriva questo, fa una P, quindi lo riporta nello stato 0,1 e quindi lui non si blocca e sblocca l'amico. Ok. Poniamo adesso che di V ne vengano fatte 2, quindi arriviamo a 0,3. La prima V non sblocca nessuno, anzi ne troviamo uno bloccato anche sulla P, o sbaglio, perché la somma fa 1, fa meno 1, 3, fa 2. E quindi ne abbiamo due bloccati su quella e uno su questa. Da poi sarebbe l'altro. Occorrerà. Poi tra l'altro, la cosa è tra l'altro che lei può sbloccare. Lei può sbloccare uno che ha fatto la S0 con la S0V con la S0P o viceversa. Sblocca con la S0V uno che ha fatto con la S0P o no? Se un processo chiama la S0V e uno prima che ha fatto la S0P si sblocca. Sì, ma questo non era il testo. Il testo diceva che per sbloccare uno che aveva fatto la P su S0, quell'altro doveva fare la V su S1. No? Sì. Sì.
nella sua soluzione un processo che fa la P su S, un altro fa la V su S. Io avevo interpretato quel testo come precedentemente lo stato era bloccato e quindi soltanto utilizzando quelle funzioni di qui sopra si viene a bloccare il processo. Dunque non so se comunque qua, quelle, lì il testo dice siamo nello stato 1.0.0.1, ci vuole la P, perché se ci si blocca occorre che uno faccia la P sul semaforo e l'altro faccia la U sull'altro. Ok, invece qua, siccome lei fa solo il conteggio dei valori, se questo lo provoca va 0,1 diventa 0,2. Scusi, 0,1 diventa, questa è una V, diventa 1,1. Questo torna in 0,1 e sblocca quello, quindi ha fatto la P da una parte, la P dall'altra e l'ha sbloccato, ma con sullo stesso lato. Quindi questo mi pare che non sia un problema di interpretazione a questo livello. Voi avete altre idee di soluzioni? Se lo doveste fare con un monitor, quante possibilità di attesa avreste? In quanti modi diversi può attendere un processo? Quattro. Cioè, il processo che fa la P sul primo semaforo ti aspetta di poter fare la P. Sul primo semaforo aspetta di poter fare la V, sul secondo semaforo aspetta di poter fare la P, sul secondo semaforo aspetta di poter fare la V. Io basandomi su questa idea farei una cosa con quattro code. È vero che poi uno potrebbe dire se una è vuota l'altra è piena, ma non prima pensate alla soluzione lineare, come quando scrivete un codice per un kernel. È vero che potete avere una variabile che potete riciclare perché quando c'è un valore non serve un altro, quindi potete usare la stessa cella di memoria. Però se lo fate correte il rischio di incasinarvi. Quindi prima si fa la soluzione, magari con una struttura dati in più, ma certi che funzioni. Poi si va a vedere se si può ottimizzare. Quindi io metterei 4 code. Poi man mano il processo fa la S0U, per esempio, deve avere un processo in attesa che fa... Dobbiamo avere un processo che in attesa che sta invocando sta aspettando la P, allora lo sblocco. Se no, dico, attende qualcuno che faccia quell'operazione. Ok? Io l'avrei fatto così con le quattro code e andare a vedere come fare. Ci proviamo? Allora, provo io a vedere che cosa salta fuori. Allora, lasciamo il mutex. No, ma qua potevo anche lasciarsi. In realtà non mi interessano neanche non mi interessano neanche avere i due valori. In realtà questo è un semaforo che ha due stati. Lo stato 0,1 o 1,0. Allora, poniamo che teniamo come valore del semaforo S1 lo stato. Quindi
a mettere boolean state quindi è il valore di S0, S1 è la negazione, null'altro. Allora, poi abbiamo 4 code di semafori. E come le mettiamo? Anzi, mettiamone of Sam Secure Q of Sam Secure. Proviamo. Quindi scrive mutex P state uguale P e mutex V. Vabbè, questo è solo l'introduzione. A questo punto abbiamo tentiamo di verificare per scrivere meno codice. Seconda se vogliamo fare P del semaforo 0, P del semaforo 1, giusto per non scrivere due volte. È noto, se per caso il testo vi dà da scrivere funzioni staccate, voi le potete unificare, si fa una funzione di una riga che chiama una funzione con un parametro e poi scrivete una volta solo il codice. Allora, mutex.p. A questo punto che cosa dobbiamo fare? Quando è che la p, che qui si incasina per forza, però bisogna tentare di evitare. Allora, abbiamo detto che la p s non è bloccante se il proprio PDS non è bloccante se il proprio indice è positivo e c'è almeno uno che aspetta nella U dell'altro dell'altra cosa. Quindi if mettiamolo int giusto per perché sennò posto che prende solo il valore 0 e 1 perché sennò mi incasino con gli indici. Allora, if state uguale zero a uno meno i. Cosa significa? Se lo stato
facciamo la tabellina, stacco 0, 1 e val ipotetico val 0 sarebbe 0, 1 e quindi 1, 0. Quindi perché la P su 0 non sia bloccante, occorre che lo stato sia 1, quindi la negazione, e la coda VQ, not VQ, dell'altro, ok? Se siamo in questa situazione, vuol dire che non è bloccante. Quindi cosa faccio? Faccio state uguale 1 meno state, poi S è uguale a VQ di 1 meno I, no, 1 meno the state, no, di 1 meno I, va bene, così siamo tranquilli, punto the Q, e a questo punto faccio S punto V. Quindi mando avanti il primo nella coda di là. E qui anche una mutex punto V. S mi devo bloccare. S uguale new semaphore malloc semaphore col valore 0. Poi faccio VP di I punto in più S S punto P e free S, e come solito mi sono scordato qua nel mezzo mutex punto V, ok? Andiamo a vedere la, qui abbiamo fatto la P, facciamo la V e dovrebbe avere una bella simmetria. CPV int P, allora mutex P, if, quando è che possiamo fare la V? Possiamo fare la V su la V, la lettera su, lo posso fare su S se S è uguale a 0, quindi se state uguale I and VP, no, VP di 1 meno I l'altro punto empty. Allora a questo punto cambio lo stato, state uguale 1 meno state, S uguale VP di 1 meno I punto di più, e so che non è vuoto, S punto V, S uguale new semaphore 0, V Q V qui c'è un problema con i nomi delle code, questo si chiama questa è la coda della cosa, questo si chiama non P ma la coda delle P,
PQ, e anche questo si chiama la coda delle P, PQ, questo si chiama la coda delle Q, VQ, di I punto NQ, mutex punto V, S punto P, F3S. Allora, cosa mi dite? Cioè abbiamo le quattro code. Se quando è che si blocca? Quando sono nello stato giusto, quindi la P nel primo caso può essere fatta se S lo stato è 1 e c'è uno in attesa di fare la V dall'altra parte. Tu dici se lo stato è 1, P0 se lo stato è 1 e se c'è almeno uno in attesa fare la Q la V dall'altra parte. In tal caso faccio due cose: cambio lo stato e sblocco il primo che aspettava di fare la V dall'altra parte, altrimenti mi fermo. Stessa cosa di qua, la V può essere fatta, andiamo a vederla, la V può essere fatta su 0 se lo stato è 0, quindi se lo stato corrisponde all'indice e se c'è qualcuno in attesa di fare anche dall'altra parte e così via. Ok? Quindi questa è la mia soluzione all'esercizio. Scusi, quindi noi riusciamo qui se c'è un processo soltanto a passare? No, il processo da solo non ha. Quindi un mutex con questo fa dei due mutex, quindi implementare questo fa è la parte B che implementa due mutex accoppiati dati dei mutex, dei semafori accoppiati dati dei semafori tradizionali, dei mutex tra l'altro tradizionali, perché i semafori che usiamo sono tanti, ma uno, ognuno al massimo vale uno, non è? Invece pensiamo come fare a fare un mutex tradizionale dati dei mutex accoppiati. Come deve essere fatto un mutex? Un mutex deve consentire a un solo processo di entrare e a tutti gli altri di rimanere in attesa. Quindi poniamo che il semaforo valga 0, che il semaforo valga 0, che è quello che ci interessa, il semaforo valga 0, uno vuol fare una P e si deve bloccare. Il primo deve andare avanti, il secondo si deve bloccare. La mia ipotesi di soluzione, intanto la prima osservazione è che un mutex deve funzionare per, come diceva il collega, per un processo solo, e qui non si può fare con un processo solo. Ma state uguale 1 è state fuori da parentesi, la state seconda è una funzione o è un valore? È un valore, quello è qui. Ma dovrebbe essere state uguale 1 meno state invece senza parentesi, cioè è il valore di prima soltanto di 1. Era una cosa, non capivo se erano nei parentesi, non vuol dire inverte il valore dello stato. Se da 0 diventa 1, se da 1 diventa 0. No, nelle parentesi e aveva tanti P e V sono entrati in loop. Okay. Sono anche tonde, assomiglia al loop. Sì, sì, no? Infatti, no, ma come, allora, come l'indirizzo della Apple a Cupertino, no? Che ve l'ho detto, la Apple è, come le cose si chiamano anche loop, hanno chiamato la strada dove sta l'Apple infinite loop,
Quindi al numero 1 di Infinite Loop a Cupertino ci sta la sede della Apple. Allora, l'ipotesi che mi viene è di mettere un processo server che non fa nient'altro che fare nella vita scrivendo come lo scrive il testo V di S primo P di S primo. Ok? Poniamo che ci sia un server che fa sempre questo nella vita. Inizialmente lo stato per fare un mutex è 1-0. Allora, arriva il primo processo, vuole fare una P su S per fare il mutex. Il processo nella vita per fare il mutex farà tanti processi quanti volete, fanno mutex, cioè P di S, mutex fusione, V di S, P di S, mutex fusione, V di S. Ok? Quindi questa deve essere la fase di mutex fusione. Allora, io il primo processo, lui fa la P su S, l'altro processo gli ha fatto la V su S primo, siamo in una condizione giusta, e quindi lui passa il primo. Arriva il secondo, fa la P su S, ma lo stato è quello sbagliato, quindi si blocca. Ok? Quando il primo processo esce dalla critical section, fa la V su S, che corrisponde per il server alla P su S primo, ok? E quindi i due fanno match e torna nello stato aperto, ma questo consente all'altro di entrare, ok? E quindi così, con un processo server, si riesce a fare la mutua esclusione utilizzando questi semafori incastrati, accoppiati, per fare una mutua esclusione, ok? Cosa importantissima che chiedo di dire anche a tutti i vostri colleghi: mercoledì prossimo chi viene a sostenere la prova deve portare con sé un documento di identità valido. Mi raccomando, no documento, no parti, esame, ok? Non ammetto, mi sono scordato. Se avete il tesserino universitario che non ha la foto, non vale come documento. Documento intendo, una volta dicevo libretto, adesso non vi danno più neanche il libretto. Cioè, avete, chi ce l'ha il libretto va benissimo perché ha la foto, se no una carta d'identità, una patente, il passaporto, come qualsiasi altra attività pubblica, uno vi chiede di identificarvi e dovete avere qualcosa che fa corrispondere il vostro volto alla vostra identità, qualcosa che sia rilasciato da un ente riconosciuto, vostro comune, anagrafe del vostro comune, piuttosto che motorizzazione, piuttosto che questura o noi, università, però mi raccomando con foto e che valga come documento. Va bene.